Nomine Patris et Filio e Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, nostro Dio, nostro Re, nostro Redentore, con gioia e gratitudine ci mettiamo anche questa mattina nella tua santa e divina presenza per ascoltare la tua parola, per vivere questa meditazione. Come sempre, innanzitutto ci riconosciamo bisognosi della tua misericordia e del tuo perdono a causa delle nostre innumerevoli mancanze, colpe, imperfezioni, di cui umilmente ti chiediamo perdono e invochiamo col bene creato lo Spirito Santo perché ci faccia da maestro e da guida nella nostra orazione. Deus meus totocorde, penitet me, omnium meorum peccatorum, eaque detestor, che peccando non solum pena sate iuste statuta spromeritus sum, sepe certi qui offendite sum un bonum et dignum qui super omnia dilicaris. Ideo firmiter propono, adiuvante gratia tua, decetur a me non peccaturum, peccandico, occasiones proxima, sfugiturum. Amen. Deus meus totocorde, benedicite me omnium meorum peccatorum, eaque detestor. Quia peccando non solum pena sate iuste, statuta spromeritus sum. Se preserti qui offendite sum un bonum, et dignum qui super omnia dilicaris. Ideo firmiter propono, adiuvante gratia tua, decetur me non peccaturum, peccandique, occasiones proxima, sfugiturum. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di Suor Maria Cecilia Bai. Libro quarto, capitolo primo. Ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno, dal primo istante che partì da Nazareth e andò a Gerusalemme, al Tempio, per dar principio alla sua predicazione, fino a che fece il ritorno in Nazareth per qui predicare e rivedere la sua diletta madre. Parte nona. Consigli dei farisei. Preghiera nell'orto del Getsemani. Dall'orto al tempio, cerca l'elemosina e si ciba in occasione di una grande festa. Continuai la mia predicazione per molto tempo, nel modo che ti ho detto, e sempre più si adunava il popolo per udirmi, e molti mettevano in pratica quello che insegnavo loro. I sacerdoti, i dottori, i ministri del tempio, vedendo il grande frutto che io facevo per mezzo della mia predicazione, dei miracoli e della dottrina, e molto più per la santità della mia vita, si radunavano spesso insieme, si consigliavano fra di loro per trovare il modo di calunniarmi e di scacciarmi dalla città, ma per quanto facessero non poterono mai trovare cosa alcuna da riprendermi. Perciò incaricarono alcuni che mi osservassero in tutto quello che facevo, e non potendo giungere mai al loro intento, perché sentivano che io, tanto nelle parole come nei fatti, ero in tutto irreprensibile, fremevano. E la passione rodeva il loro cuore, perciò erano più ostinati e induriti. Quantunque conoscessero bene la santità della mia vita e la verità della mia dottrina, incominciarono a dire fra di loro che io facevo il tutto per opera del demonio. Questo perché il demonio si era impadronito del loro cuore e suggeriva ad essi tutto il male possibile e metteva sempre più avversione ed odio contro di me. Tutto l'inferno fremeva per la mia predicazione. Conoscendo i danni che riceveva, non poteva soffrire la santità della mia vita. Si
Sentiva la forza e la guerra che gli facevo, nonostante le sue sconfitte che conosceva, si armò di furore contro di me, si mise ad istigare tutti quelli che mi erano contro ed anche al popolo suggeriva molte cose contro di me. Vedevo, sposa mia, tutta la persecuzione che avrei avuto dagli empi, cioè da tutti i maggiori, specialmente da quelli che dal popolo erano stimati i più santi e perfetti osservatori della legge. Il demonio avrebbe trionfato di loro conducendoli ad eseguire i suoi attentati. Perciò, rivolto al padre, lo pregai con grande insistenza ad impedire tutto il male che già i maggiori avevano deciso di fare contro di me, non perché avessero potuto nuocermi in cosa alcune. Ma perché non aggravassero le anime loro di maggiori colpe e non facessero tante offese al mio divin padre. Lo pregai a tener soggiogati i ministri di Lucifero, che con tutto il potere si applicano a pervertire la folla con le loro suggestioni infernali. Quanto pregai per questo il Padre mio, notti intere pregavo nell'orto del Getsemani. Come già ti dissi al principio, mentre stetti in Gerusalemme, per lo più la notte andavo in quell'orto a pregare, dove non ero osservato da alcuno. Qui con caldi sospiri invocavo il Padre mio e chiedevo misericordie. Quante lacrime, quanti sospiri, quante suppliche facevo il Padre mio in quest'orto, passando per il più le notti intere, per impetrare la salvezza di quelle anime miserabili che, accecate dalla passione e vinte dal demonio, già le vedevo perdute. Il mio cuore non poteva soffrire tanta strage di anime. Nel vedere quelle che si trovavano in quella città, mi rammentavo anche di altre che sarebbero state fino alla fine del mondo. Vedendo tanta moltitudine, si angustiava il mio cuore. Il Padre mio si muoveva a compassione di me, vedendomi in tante angustie, e mi prometteva di dare la sua grazia in tanta abbondanza a tutti. Se avessero voluto, si sarebbero potuti salvare. E con grande facilità, dato i mezzi potenti ed efficaci che loro avrebbe offerto, egli sarebbe stato soddisfatto per i miei meriti quando essi glieli avessero offerti con cuore contrito, li avrebbe accettati e ricevuti nell'amicizia e grazia sua. Vedevo perciò la moltitudine di quelli che avrebbero approfittato di tanta grazia e di tanti meriti, e perciò mi consolavo e rendevo grazie al Divin Padre. Essendo stato per lo più nella notte in orazione, arrivato il giorno così afflitto ed abbattuto nella mia umanità, andavo al tempio per predicarvi. Vedendomi tanto abbattuto di forze corporali per i continui patimenti, pregavo il Padre mio del suo aiuto, che ricevevo sempre, e acceso di zelo dell'onore suo e della salvezza delle anime, cominciavo la mia predica sempre con più fervore e con più mirabile sapienza. Si stupiva e restava attonito chiunque mi udiva. Sapendo che io vivevo in tanta povertà, non avevo casa dove alloggiare né cibo per sostenermi, facendo una vita di continui patimenti e sentendo il mio spirito e fervore nel predicare, si immaginavano certamente che io dovevo essere il Messia promesso, perché un uomo non avrebbe potuto operare nel modo e nelle forme che operavo io, né sostenere tanta povertà e tanti patimenti. Perciò si divulgò la fama per tutta Gerusalemme e molti credevano essere io il Messia promesso. I maggiori si infuriavano molto, tanto più che non avevano cosa alcuna da imputarmi in contrario.
non trovavano quiete né riposo. E per non mostrarsi appassionati, tenevano chiusa nei loro cuori la passione, aspettando l'occasione per poter sfogare l'odio e lo sdegno che verso di me avevano concepito. Non tralasciavano però di perseguitarmi sotto pretesto di zelo e di procurarmi la morte. Così mi rendevano male per bene, odio per amore. Non per questo tralasciai mai di guardarli con compassione e di beneficarli. Rivolto al Padre mio, io pregai a tutti i miei fratelli di dare la grazia della compassione verso quelli che li perseguitano, perché operano il bene, e di pregare per essi, e non stancarsi mai, e di amare quelli che li odiano, e di desiderare loro ogni bene, e di procurarglielo, perché in questo si mostrino miei veri seguaci. Il Padre mi promise di dare ad essi una tal grazia, vidi come molti mi avrebbero in questo aiutato, ma molti ne avrebbero abusato, e per costoro provai grande pena, perché vidi il gran disordine e di gravi mali che per questo sarebbero venuti nel mondo. Perciò pregai il Padre con maggiore insistenza affinché li illuminasse e facesse loro conoscere il loro errore e come operando in tal modo non si sarebbero mostrati figli del Padre mio, né miei seguaci. Vidi come il Padre avrebbe dato ad essi grande abbondanza di luce e grazia e che molti si sarebbero emendati ed avrebbero riconosciuto il loro errore. Perciò resi grazie al Padre mio. Fatta la mia predica e consolata gran moltitudine di gente che a me si appressava, resi grazie al Padre e recitate le divine lodi, uscì dal Tempio per cercare l'elemosina di poco pane ed acqua per sostenere la mia umanità. Trovata l'elemosina, mi ritiravo sotto qualche porta o tetto, e lì in terra prendevo quel poco cibo facendo i soliti atti, come già più volte ti ho detto. Mentre mi trovavo così povero ed abbandonato, vedevo che molti dei miei fratelli si sarebbero trovati in simile povertà e miseria per questo. E per questo, rivolto al Padre, lo pregavo di dare loro pazienza nella loro povertà, di consolare il loro spirito e di ricordare loro che anche io ero vissuto in estrema povertà. Vidi dunque come il Padre mio non avrebbe mancato di fare quello che io gli chiedevo, e gliene resi grazia. Presi quel poco cibo, era cosa che facevo molto di rado e solo quando ne sentivo estrema necessità. Tornato al tempio, pregai il Padre e poi mi posi ad insegnare quelli che venivano da me con buona intenzione per essere istruiti nella divina legge. Così passavo i giorni e le notti, come ti ho detto. Laudentur Iesus et Maria. Siamo arrivati alla nona parte di questo impegnativo capitolo dedicato ai primi passi della predicazione del Signore. E anche oggi il Signore ci dà un nuovo spaccato, ovviamente arricchito di qualche dettaglio particolare, di quella che era un po' la sua giornata tipo in questo contesto di queste prime uscite pubbliche a Gerusalemme. Anzitutto, veniamo a sapere che una delle più gravi offese e oltraggi fatte a Gesù, cioè che lui agiva in nome e per conto del demonio, per opera sua, è, come dire, satanica invenzione precoce, perché stiamo neanche a una settimana di predicazione, a quanto ci è dato di capire, quindi subito. Motivata da due circostanze. Numero uno, che la condotta di Gesù era irreprensibile, come dice San Paolo. La vostra condotta fra i pagani era irreprensibile. Qui dobbiamo fare attenzione. Ora, senza farci venire la depressione, perché assolutamente e totalmente irreprensibile non potremo mai diventarlo, purtroppo. Che non siamo né come lui né come l'Immacolata. Però
dobbiamo fare attenzione che i nostri esempi, i nostri comportamenti non solo arrivino fino all'estremo assolutamente da evitare del dare scandalo, ma siano anche comunque poco edificanti e quindi forniscano materia, qui parlo soprattutto per noi sacerdoti, ma questo vale anche per i fedeli laici che comunque in quanto battezzati e testimoni di Cristo portano nel mondo, come dire, il Vangelo e possono generare le solite chiacchiere che si fanno, ah, quello va messo e si batte il petto e poi guarda come vive, no? Ora, purtroppo molte volte queste sono chiacchiere dovute a malignità e a cattiveria e quindi bisogna sopportarle con amore, ricambiare il bene col male come ci sta insegnando Gesù, però da un punto di vista interno altamente infischiarsene, cioè non dobbiamo andare in crisi per queste cose, non dobbiamo essere vulnerabili in questo modo. Altre volte però potrebbero essere fondate in qualcosa. E lì dobbiamo sempre chiedere al Signore la grazia dell'umiltà e del discernimento. Perché altrimenti andiamo a fare gli interessi del nemico. E a fare danni alla causa del Signore e del Vangelo. E questo non dobbiamo farlo. Ora però Gesù, primo è irreprensibile nel comportamento. E attenzione, attenzione, lui dice che ciò che più di tutto impressionava non era la sua predicazione, non erano i suoi miracoli, non era la sua dottrina, ma la santità della sua vita, condotta a livelli estremi. Avremmo fatto caso che oggi Gesù dice si era diffusa la fama che era il Messia perché? Perché la povertà estrema in cui viveva, la penitenza estrema in cui viveva. Cioè, era impossibile ad un semplice uomo sostenere tanta povertà e tanti patimenti. Qui abbiamo sentito, cioè, non so chi di voi, chi tra coloro che ascoltano si è mai imbarcato in qualche digiuno impegnativo, no? Cioè, Gesù non è che faceva il digiuno a pane e acqua, no, non è esatto. Gesù prendeva un po' di pane, un po' di acqua, in quantità sicuramente modiche, quando non si reggeva più in piedi, si sta dicendo, cioè quando non ce la faceva più, perché ecco, nonostante la natura divina, lo sappiamo, lo sostenesse nel senso di arrivare molto in là nella capacità di sopportazione, però ecco, cioè, se non fosse arrivato a un certo punto allo sfinimento, allora dovremmo dire che sì, la sua divinità faceva in parte diventare la sua umanità apparente, perché che facciamo? Se fai digiuni e tra virgolette no, usassi la tua divinità per evitare che andassi a finire sfinito, un conto è aumentare fino all'ennesima potenza la forza di sopportare. E questo è quello che appunto impressionava gli ascoltatori. Un conto invece arrivare a livelli di neutralizzazione degli effetti dei sacrifici, no? Quindi Gesù a un certo punto non ce la faceva più, era sfinito e doveva prendere qualcosa. Cioè, se qualcuno è capace di imitare tanta santità, alzi la mano, insomma, e per quanto tempo poi, no? Si può fare una botta da eroe. Mi imbarco, comincio a fare un digiuno assoluto, e poi quando proprio non ce la faccio più prendo un pochino di pane. Sì, poi ricominci il digiuno assoluto fino a quando non ce la fai più e prendi un pochino di pane. Se qualcuno è capace a farlo, Dio lo benedica. Però, capite, non stiamo su altri pianeti, stiamo qui. E quindi la gente se n'era accorta, quindi era l'eroismo straordinario, delle virtù di Gesù, quello che più di tutti impressionava. Le prediche autorevoli sono quelle dei santi, per questo che i santi hanno tanti ascoltatori, per questo che le persone vanno a fiotti. Dove ci stanno i santi veri? Perché la gente si partì da tutto il mondo per andare da Padre Pio? Per idolatria, come dicono certi maligni, come dicevano gli invidiosi, no, non c'era nessuna idolatria, c'era un santo lì, eppure Doc, uno che è stato capace, insomma, di
appare per 50 anni con la stigma da addosso, ma ti pare anche tutto quello che faceva lui, insomma, no? Quindi, essendo Gesù inattaccabile e soprattutto inattaccabile dal punto di vista della predicazione, inattaccabile, dal punto di vista della santità di vita, inattaccabile, quindi che cosa si devono inventare? La calunnia, come del resto fecero con Padre Pio, no? La calunnia che gli misero addirittura che c'aveva davanti, che le figlie spirituali chissà che ci faceva, ecco che c'era. Le microspie in confessionale, tutte le cose insomma che si sanno dalla storia, dato che abbiamo citato Padre Pio, che è stato certamente un alter Christus, possiamo certamente fare delle analogie con lui, sì, però quello era un santo doc. Vorrei sempre ricordare la raccomandazione di non rilasciare inopportuni e peraltro ingiustificati, perché nessuno di noi ha il potere di farlo, attestati di santità. Che la santità non è semplicemente ci prova a fare un buon cammino con la sua miseria e con la sua povertà. Questo viva Dio è già tanto, ma non è essere santi in grado eroico. Sempre chiusere le parentesi, no? E quindi si inventano la calunnia. Attenzione, istigati e ormai, come dire, burattini nelle mani del demonio. E perché il demonio si era scontrato così tanto, si era incavolato così tanto contro Gesù? Si era proprio furioso. Perché attraverso la sua predicazione, ce l'ha detto lui, conoscendo i danni che riceveva dalla sua predicazione, uno, perché Gesù gli strappava le anime, cioè. Secondo, non poteva soffrire la santità della sua vita. Quindi le due cause per cui il diavolo scatena la terza guerra mondiale contro le persone è uno, la predicazione che gli strappa le anime. Due, la santità della vita. Questo ricordiamolo sempre. E il diavolo non è che scherza, istiga tutti quelli che gli erano contro. Ed anche al popolo suggeriva molte cose contro di me, cioè i pensieri brutti, i pensieri balordi, le accuse, le calunnie, i sospetti, le idee cattive. Questo fa, questo è il lavoro suo. Ora, Gesù vede la persecuzione che aveva avuto dagli empi, cioè da questi, sempre i soliti. Attenzione, da tutti i maggiori, specialmente da quelli che dal popolo erano stimati più santi e perfetti osservatori della legge. Perché la cosa brutta è quando la persecuzione viene da chi, agli occhi della gente, è ben stimato, perché se ti perseguita un poco di buono, come dire, quello porta acqua al tuo mulino, no? Se lo perseguita un poco di buono vuol dire che lui è buono, ma se lo perseguita uno che è ritenuto buono, poi è un altro discorso se lo sia, se uno che è ritenuto buono perseguita uno, vuol dire che questo perseguitato così tanto buono non sarà, no? Queste sono le cose diaboliche. E purtroppo il demone avrebbe trionfato di loro conducendolo ad eseguire i suoi attentati. E perché? Qui certamente si parla del demonio, ma perché il demonio trionfa su di loro? L'abbiamo già visto tante volte, no? A causa della durezza del loro cuore, della loro cattiva volontà e del loro non voler cedere agli aiuti, alle sane emozioni, alle sante emozioni, alle illuminazioni della grazia.
Quindi, quando una persona diventa uno zimbello del demonio, un puparuolo, un burattino nelle sue mani, non è che succede perché quello non sia libero, no, no, ma perché quello gli ha consegnato la sua libertà al nemico, purtroppo. Non dimentichiamolo mai questo. Gesù certamente non è che teme di poter essere in qualche modo danneggiato, di temere qualche nocumento dalle operazioni diaboliche, ma facendo questo, chi perpetra quelle cose, ci ricorda, aggrava l'anima di maggiore colpa, offende tanto il Padre e crea smarrimento nel popolo, e Gesù prega per questo. Lo pregai di tenere soggiogati, l'abbiamo visto ieri, i ministri di Lucifero, si chiama così, i ministri di Lucifero, quanti ce ne stanno anche oggi in giro, che con tutto il potere si applicano a pervertire la folla con le loro suggestioni infernali. I ministri di Lucifero hanno non soltanto il compito di malpredicare, ma anche di allontanare le folle dai buoni predicatori. Abbiamo visto ieri. Cioè da quelli che potrebbero essere causa della salvezza della loro anima. Io, quello che ho visto al riguardo, ci potrei scrivere una enciclopedia. E non sto parlando solo di me, e neanche principalmente di me. Quindi, delle cose veramente allucinanti. E purtroppo c'erano moltitudine di anime vinte dal demonio che si perdono. Gesù si lascia andare ad un'esclamazione: non potevo soffrire tanta strage di anime. Vedendo tanta moltitudine, si angustiava il mio cuore. E attenzione a quello che aggiunge: tanto più si angustiava, perché dice ancora, perché se avessero voluto. Vedete qual è il problema? Guardate, io sì, sono arrivato a un punto, mo c'ho 20 anni di ministero e quasi 53 anni, e anche l'esperienza di vita vissuta su me stesso, quindi, quindi la mia esperienza di vita cristiana, speriamo, o di tentativo di vivere cristianamente, quindi inoltre, cioè 20 anni di sacerdozio significa aver ascoltato, visto, conosciuto, ripeto, io ho sempre fatto soltanto il parroco, cioè non sto soltanto dietro il computer, ovviamente, a mettere online prediche e catechesi, a parte il fatto che molte delle cose che vanno online sono originate dal mio lavoro pastorale, per esempio le omelie, no? Un tempo, quando stavo in una parrocchia un po' più grande, non c'erano, diciamo così, catechesi fatte ad hoc direttamente online, le cosiddette dirette. Perché io facevo la gente, registravo e poi la mandavo online. Infatti, se si vedono quelle di quando ero a Borgo San Michele, sono tutte così, perché facevo gli incontri biblici, il catechismo per gli adulti, non mi ricordo, le ore sante, quindi tutte quante queste cose poi andavano direttamente online, no? Adesso chiaramente qui c'è un target purtroppo di un bacino molto molto inferiore, per cui non è possibile, no? Quindi per evitare, insomma, che di limitare l'azione pastorale veramente a un numero assai esiguo di persone, usiamo questi strumenti. Comunque, in ogni caso, questo per dire, sono stato a contatto con tantissima gente. Quindi, quel se avessero voluto, io lo vedo. E lo dico alle anime, i famosi: ah, io non ci riesco, ah, io questo, ah, io quell'altro. Ma che te non ci riesci? Tu non vuoi. Anche le anime che stanno ancora intrappolate in situazioni di peccato di vario genere, no? Dico: ma io non ce la faccio, non ci riesco. No, no, tu non vuoi, figlio mio, figlia mia, non vuoi. Quello è il problema.
Ed ecco perché pace in terra agli uomini di buona volontà Eudokias. Se uno vuole divertirsi, aprite gli scritti di Maria Valtorta insieme a Suor Cecilia Bai. Cioè, io una delle cose che mi rimase impressa dopo la prima lettura, anche per gli ambienti tossici da un punto di vista ecclesiale che, a loro, che allora frequentavo, e dire tossici è dire un eufemismo, dove questa cosa non solo che non è sottolineata, ma è negata perché sono di ispirazione protestantoide. Quante volte Gesù insisteva sulla buona volontà, sulla buona volontà, sulla buona volontà, sulla buona volontà, sulla buona volontà. Minimizzare la buona volontà, cioè di ma no, siamo deboli, siamo peccatori, qua, e senza la grazia, però ma certo che senza la grazia, ma la grazia del Signore ce la dà. Ma te pare che è un battezzato? Il battezzato non solo che grazie al Signore te la dà, ce l'hai già avuta col battesimo, l'hai persa, basta che ti confessi e la ritrovi. Quindi la grazia c'è. Quello che viene dal Signore c'è e lo dobbiamo dare sempre per presupposto. Non stare a crogiolarsi, eh sì, però se non c'è la grazia di Dio non posso fare nulla. E allora? E allora? Ce l'hai la grazia di Dio. Ma Sant'Ignazio, lo ripeterò fino all'inverosimile, dice, tu fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che niente dipende da lui. Cosa dice Gesù? Se avessero voluto, attenzione, si sarebbero potuti salvare, non so, e con grande facilità, addirittura. Perché? Perché se c'è la buona volontà è tutto facile. Con l'ausilio della grazia, dato i mezzi potenti ed efficaci che il Padre avrebbe loro offerto. Capito? Quindi è difficile la vita cristiana, dipende da cosa? Da quanta buona volontà c'hai. Se c'hai una buona volontà super, ma sì, certo, c'è qualche rinuncia, c'è qualche sacrificio, carità. Ma come dice Gesù? Il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. E non perché non ci siano delle cose impegnative da affrontare, no? Oggi, per esempio, è venerdì, molti discepoli di Gesù, per amore suo, il venerdì fanno digiuni, digiuni, digiuni a volte. Proprio digiuni, non digiuno come lo faceva lui, non mangiano oggi, ok? I più bravi tirano tutta la giornata, chi no, riesce anche a, come dire, magari mangia qualcosa in tarda serata, però non si mangia oggi, per dire chi ha fatto questa scelta. È impegnativa? Vabbè, certamente non è una passeggiata, non è un divertimento, ma il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero, se tu c'hai l'amore, la buona volontà, diventa tutto leggero, perché il Signore ti porta in braccio, ti sostiene, ti aiuta, no? Non solo, ma anche i frutti spirituali che si ricavano da ogni gesto ascetico, perché dopo non c'è solo la fatica, ma c'è anche la ricompensa che non è soltanto al Signore che poi manderà in paradiso, no, no, tu sei purificato dai tuoi peccati e aumenti la grazia che c'hai, il Signore ti darà qualche carezza, qualche consolazione, ricompensa, quindi cioè, che è? Cioè, è così. Quindi non solo si sarebbero potuti salvare, ma con grande facilità. Con grande facilità. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Ecco, poi abbiamo lo spaccato sulla preghiera di Gesù nell'orto. E le sue considerazioni, notti intere pregavo all'orto, un posto ritirato dove non era osservato da alcuno, lacrime, sospiri. C'è ancora la basilica del c'è la basilica a Getsemani, bellissimo posto, c'è il masso dell'agonia e si capisce perché fuori ci sono degli ulivi secolari. Alcuni probabilmente, dicono le guide del luogo, hanno visto pregare Gesù, proprio materialmente. Quello è un luogo veramente stupendo,
si capisce bene, essendo posto proprio fuori Gerusalemme, fuori dalle mura di Gerusalemme Est, che doveva essere un posto veramente adatto, no? E quindi terminata la notte in preghiera, ecco, poi ricominciava acceso di zelo dell'onore suo e della salvezza delle anime. Quindi lo zelo per la tua casa mi divora, lo zelo che bisogna avere per la causa dell'Altissimo, per l'onore dell'Altissimo. Vedete come Gesù, perché Gesù predicava innanzitutto per dare gloria a Dio. Parlare di Lui, annunciare la fede, le sue grandezze, la sua legge, è dargli gloria, perché tutto quello che ha fatto l'Altissimo è perfettissimo e deve essere conosciuto. Non solo, dell'onore suo e della salvezza delle anime, cioè, la consumazione, cioè, non c'è fatica sufficiente perché un'anima si salvi, non c'è penitenza, non c'è digiuno, non c'è niente, non c'è. Anche che se ne salvi una sola. Sarebbe tempo ben sprecato. C'era una famosa massima, eh? Se un prete in tutto il ministero ne salva veramente una sola, beh, purché non abbia fatto danni per il resto, valeva la pena. E poi, sempre con più fervore e con più mirabile sapienza. La sapienza, si acquisisce con lo studio e con la preghiera e con la frequentazione del Signore. Questo non c'è niente da fare, eh? Non solo lo studio astratto da papa di teologastri di oggi, meglio non studiarli per quanto mi riguarda, lo dico proprio senza nessun tipo di difficoltà. Eh? I classici sì, ma si studiano, si leggono le vite dei santi, gli scritti dei santi, le cose che ti danno una bella. E poi c'è il fervore, cioè non. La pratica non ti può far dormire, eh? Cioè, la pratica deve essere fervorosa, cioè animata da amore percepibile. Si vede quando una persona, cioè, tutti lo vedono, quando un prete sta facendo un'omelia perché è un mestierante, quindi, che te la deve fare per forza, la domenica di qualche cosa gliela deve accucchiare a questi che stanno in chiesa. O quando la fa, come dire, la cosiddetta aria fritta, o addirittura quando la fa, che sarebbe meglio che se fosse stato zitto, che dice un sacco di stupidaggini, o peggio, oppure quando una predica è fatta bene e è fervorosa, quello si vede come. Ed è una spia. Fervorosa. Però al tempo stesso, attenzione, fervorosa non vuol dire che uno durante la predica acchiappa e comincia a lanciare insulti e accidenti a destra e a manca, specialmente facendo nomi e cognomi. Questo non è indice di fervore, eh? Attenzione. Non c'è bisogno di utilizzare toni accesi né di accalorarsi. No, 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 una predica può essere fervorosa anche se mantiene toni, diciamo così, non eccessivamente accesi, ma si capisce. E quelle sono quelle che toccano i cuori. Chiudiamo ricordando, presi quel poco cibo, è una cosa che facevo molto di rado e solo quando sentivo estrema necessità. Ecco, l'unica cosa che possiamo fare per avvicinarsi a questo modello, credo, è quanto mangi e quando mangi, non troppo. E non troppo spesso, diciamo che forse questo potrebbe essere un modo con cui molto alla lontana avvicinarsi a tali eroismi di nostro Signore.
Grazie infinite, Signore Gesù, per tutto quello che anche oggi ci doni, ci trasmetti e di cui, come sempre, ti ringraziamo, sempre con il proposito di farne poi oggetto di preghiera personale, per poter fare ciascuno di noi gli opportuni propositi e anche i nostri colloqui. D'amore con te alla luce di quello che abbiamo meditato e compreso. Magnificat anima mea Domino, te exultavi spiritus meus, in Deo salutari meo, per respexit humilitate mancille sue, cenim ex oculiato medicent omnes generationes. Ia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, misericordia eius, a progenie progenies timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersi superbos mente cordis sui. Deposuit potentes de sede ed exaltavit humiles. Esurientes in plevit bonis et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiis suae, sicurorus est Patres nostros, sabra in semineus in seco. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicuterat in principio, nunc et semper, et in secola sicurorum. Amen. Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, proniersis benefici studi scrivi estrenias in secolo seculorum. Amen. Deus est nobis in pace, vitam aeternam. Laudentur Iesus Maria, nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.